2020 è una collezione fatta da grandi contrasti, parti dure o cose molto poetiche, materiali più chiari e materiali molto duri e molto scuri. In realtà abbiamo enfatizzato e voluto quello che era il lavoro sulla ricerca dei materiali, che è una delle caratteristiche del mio lavoro e del lavoro di Angie di questi anni, ma arrivando a dei livelli di originalità e di unicità veramente notevoli. Le pietre sono uniche, abbiamo reperito delle pietre particolari in piccole cave, abbiamo acquisito tutto il materiale, sono praticamente impossibili da trovare sul mercato. Ne abbiamo sviluppato le superfici con un lavoro di ricerca che enfatizzasse la naturalità e l'effetto finale. Lo stesso lavoro l'abbiamo fatto sugli altri metalli, sulle pelli. Le pelli sono originali, studiate e realizzate apposta per Angie, fino ad arrivare ai tappeti, in cui siamo andati a recuperare della lana dal Nepal, viene realizzata in Himalaya, in cui il colore non è mai tinto, ma i colori presenti nei tappeti sono il colore naturale delle pecore. Quindi un lavoro che anche in questo caso enfatizza quelli che sono gli aspetti naturali dei materiali e dei prodotti. La casa è più chiara, è più morbida, è abitata da protagonisti fortissimi, a volte molto rigorosi come forma, molto essenziali, a volte molto organici. Un mix di elementi che sono una connotazione oramai da tempo della collezione, ma che credo abbiano raggiunto una qualità ed un livello inavvicinabili.